Aggregazione gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva, agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque.
Calcionapoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcionapoli 24 TV, mai più senza. Buon pomeriggio amici telespettatori e ben ritrovati sulle frequenze di Calcio Napoli 24 TV, canale 296 del vostro digitale terrestre. Come ogni pomeriggio a quest'ora vi terremo compagnia in questa mezz'oretta, in questi 30 minuti per approfondire la nostra rubrica, vale a dire le origini di, rubrica nella quale tratteremo tutte le curiosità, le statistiche, le storie anche particolari dei calciatori azzurri. Oggi è il momento di parlare di El Sadi Yusai, terzino albanese del Napoli che si appresta a vivere la sua quarta stagione in maglia azzurra. La storia di Yusai è molto particolare, lui nasce nel 1994 in Albania e sin da subito inizia a maturare quella che è la passione per il calcio. C'è però da dire che in quegli anni in Albania la vicenda politica ruba un pochino la scena a tutti, perché si è infatti usciti dalla dittatura di Enver Shoshà, che ha praticamente decimato il paese e ridotto in grande povertà gran parte degli albanesi, e nonostante questo Yusai matura però questa sua passione per il calcio tra mille difficoltà. Il padre del terzino albanese del Napoli inizialmente vuole assecondare questa passione del figlio, che vuole diventare un grande calciatore, vuole indossare la maglia della sua nazionale, ma per farlo ovviamente c'è bisogno di soldi, c'è bisogno di sponsorizzare il figlio, c'è bisogno di lavorare. Quindi nel 1994, con il figlio nato da pochissimi mesi, il padre di Yusai, il padre Gazim Yusai, decide di partire, decide di imbarcarsi per l'Italia su questi gommoni, su questi barconi, per attraversare l'Adriatico e cercare fortuna in Italia. Per ben due volte il padre di Yusai viene però rifiutato dalle coste italiane e rimandato in Albania. Al terzo tentativo, il terzo è quello buono, riesce finalmente ad approdare in Italia. Da lì inizia a fare diversi lavori per cercare appunto di mandare un sostegno anche e soprattutto economico al figlioletto Else e alla moglie rimasti appunto in Albania. Il padre, tra i tantissimi lavori che svolge in Italia, inizia a fare anche il muratore. Quindi tra i tanti lavori che lui riesce a fare qui in Italia, riesce anche a ristrutturare la casa di un noto procuratore italiano, Mario Piccioli. E proprio nel mentre di questi lavori, di questa storia incredibile di Yusai, il padre Gazim parla appunto del figlioletto Elsid al procuratore Piccioli. Gli dice che ha un figlio appena di 10 anni che sogna di diventare calciatore, è una grande promessa, e il padre riesce a strappare appunto una promessa al procuratore, vale a dire tra 4 anni di portare Yusai in Italia per cercare di fargli fare un provino. Ogni promessa è debito, e Yusai, con la luce negli occhi, dopo 4 anni giunge in Italia per cercare di sfondare a livello professionistico qui nel calcio italiano. Il ragazzo si mette subito in mostra, immediatamente, e attira addirittura le attenzioni della Fiorentina, che lo vuole tesserare immediatamente. Sembra fatta, ma ancora una volta sono i problemi a limitare l'ascesa di Yusai nel calcio che conta. Infatti, per alcuni problemi burocratici, Yusai non riesce a diventare un calciatore delle giovanili della Fiorentina, il tesseramento salta, ma ogni volta che si chiude una porta si apre un portone e quasi per magia appare l'Empoli sul giocatore albanese. L'Empoli che resta letteralmente stregato da quelle che sono le caratteristiche tecniche di Yusai, che sin da subito dimostra una grande velocità sulla fascia, oltre a delle ottime conoscenze dal punto di vista tecnico in fase difensiva. Yusai è al settimo cielo, firma con l'Empoli e inizia tutta la trafila nelle giovanili. Quindi Yusai a 14 anni riesce a coronare il suo sogno, vale a dire quello di mettersi in mostra. La caparbietà è uno dei punti di forza del terzino classe 1994, non molla di fronte a niente e a ogni avversità. Il padre è orgogliosissimo di lui,
pensa che finalmente il ragazzo possa lasciarsi alle spalle tutti quelli che sono stati i problemi della sua gioventù in Albania. Inizia dunque il percorso di Usai, che appunto a 14 anni, a cavallo tra i 14 e i 15 anni, inizia la sua prima stagione nella primavera dell'Empoli. È una stagione che vive sostanzialmente da titolare e riesce a dimostrare il suo valore, tanto che l'allenatore della prima squadra, che è quel Maurizio Sarri che poi lo ha portato qui a Napoli, se ne innamora immediatamente, lo porta in prima squadra e l'anno successivo Usai nel campionato di Serie B riesce a spiccare, perché gioca praticamente tutte le partite, oltre 25 partite da titolare, e diventa quindi un perno fisso della difesa empolese di Sarri. La squadra toscana cerca di salire in Serie A, la cavalcata verso la massima serie, ma purtroppo ai playoff si interrompe la corsa della squadra di Sarri. Ci riproveranno l'anno successivo, ancora con Usai protagonista, ancora con Usai titolarissimo sulla fascia difensiva empolese, schierato sia a destra che a sinistra da Maurizio Sarri, e questo è l'anno buono per l'Empoli, perché l'Empoli domina praticamente il campionato di Serie B. Usai addirittura colleziona 32 partite e sigla anche il suo primo gol ufficiale, dopo l'unico segnato con la maglia della primavera empolese. Lo segna contro il Virtus Lanciano e apporta nel Lanciano chi c'è? C'è Luigi Sepe, un grande amico di Elsie Usai, loro condividono anche lo stesso procuratore, vale a dire Mario Giuffredi, hanno convissuto anche qui a Napoli, sono grandi amici, ma Usai riesce a trafiggere Luigi Sepe segnando quello che è il primo e ad ora ancora unico gol tra i professionisti di Usai in Italia. L'Empoli domina quel campionato di Serie B e riesce ad approdare finalmente in Serie A. Usai con caparbietà dimostra anche l'anno successivo in massima serie con Maurizio Sarri di essere lui il titolare di quella fascia dell'Empoli. Infatti Usai è praticamente inamovibile, collezione 36 presenze da esordiente con l'Empoli in Serie A, attirando le attenzioni delle grandi squadre. In quell'estate il Napoli poi decide di puntare su Maurizio Sarri, e uno dei primissimi nomi che Maurizio Sarri fa al presidente De Laurentiis è proprio quello di Elsie Usai. Usai quindi riesce a salutare l'Empoli nel migliore dei modi dopo la prima annata in Serie A, e anche con un po' di scetticismo viene accolto qui a Napoli. Immediatamente guadagna i gradi di titolare sulla fascia destra del Napoli, anche se viene schierato inizialmente a sinistra per delle esigenze tattiche, ma Usai diventa lui il titolare, diventa lui inamovibile. Col Napoli firma un contratto quinquennale inizialmente da 800.000 euro all'anno, poi l'anno scorso Usai rinnova con il Napoli a 1.400.000 più bonus, e all'interno del contratto viene inserita una clausola da circa 50 milioni di euro. In questo momento si sta ancora parlando del rinnovo ulteriore di Usai con il Napoli, su questo ne torniamo, però ci torneremo dopo. In questo momento invece vorrei leggere un'intervista che facemmo all'epoca a colui che è stato il primo allenatore sostanzialmente di Elsie Usai. Qui possiamo vedere un Usai ancora giovanissimo nella squadra dello Shkodura in Albania, e il suo primo allenatore era Taip Piraniki, che appunto ai nostri microfoni, ai microfoni del nostro Bruno Galvan, ha raccontato quelle che sono state sostanzialmente le origini di Elsie Usai, i primi passi mossi sul campo da calcio del terzino albanese. Andando nel dettaglio, Piraniki appunto ci racconta come Usai è arrivato nella scuola calcio di Shkodra, o vale a dire la città natale di Elsie Usai. La nostra scuola nasce dalla prima squadra dello Shkodra. Siamo stati la prima squadra privata in Albania. Usai è arrivato da noi spronato anche dai genitori, perché come abbiamo detto in precedenza il padre ha voluto sostanzialmente spingere Usai a questo sogno, a crederci, ha fatto tantissimi sacrifici, ha attraversato l'Adriatico per più volte con un gommone, con un barcone, fino a strappare una promessa a Piccioli per portare il ragazzo in Italia e fare questo provino che poi ha spalancato le porte del calcio professionistico ad Elsie Usai. Continuando a leggere nell'intervista di Piraniki, era il 2002 ed aveva appena 8 anni. In quel periodo suo padre lavorava già in Italia. Dall'inizio Elsie ha mostrato un grande interesse nel voler correre dietro a un pallone. Questo mi ha fatto subito capire che quel ragazzo amava il calcio. Quindi un comune denominatore, la voglia di far bene, la voglia di sfondare nel calcio che conta, di assecondare
assecondare quella che è stata la sua grande passione con la forza anche della famiglia, perché dobbiamo dire anche che la famiglia Yusai è una famiglia prettamente sportiva, perché la sorella di Elsie è una centrale di pallavolo, ha giocato anche qui a Pozzuoli, mentre il cugino di Elsie, Alessio, è diventato anche lui un calciatore, è ancora molto giovane, ha giocato con il Matera in Lega Pro e attualmente è nell'Under 19 dell'Albania. Quindi, come possiamo ben vedere, la famiglia Yusai ha nello sport una vera e propria passione nel tentare di allontanarsi da quelle che sono state le difficoltà dell'adolescenza di Elsie. Continuando a leggere nell'intervista di Pironichi, per quanto riguarda il ruolo, se ha sempre giocato in difesa oppure in un ruolo diverso, avendo solo bambini di 8 anni non amo assegnare ruoli precisi in campo, però ho capito subito che Yusai aveva più caratteristiche da difensore, aveva grande corsa ed una voglia matta di migliorarsi sempre. Queste sue doti si sono perfezionate grazie al lavoro fisico ed anche al temperamento che ha sempre avuto fin da bambino. Ecco, appunto, Yusai è sempre stato sostanzialmente un difensore. A Napoli ha fatto sia il terzino destro che quello sinistro, aiutato appunto da Maurizio Sarri, che nel corso della sua esperienza ad Empoli appunto lo ha aiutato ad affinare entrambi i piedi. Ma quello che ha sempre mostrato è la carica e la grinta con cui sostanzialmente insegue gli avversari Elsie Yusai, una sorta di mastino della difesa, sempre molto attento alla marcatura. Magari lo si vede poco in fase di spinta, e proprio su questo aspetto il suo agente Mario Giuffredi ha tenuto a precisare che con Ancelotti Yusai avrà maggiore libertà appunto in fase di spinta, e magari questo gli servirà a compiere lo step decisivo per diventare davvero uno dei terzini più invidiati in Italia ed anche in Europa. Tornando di nuovo al touch, per continuare a leggere l'intervista di Pironichi, quando ha capito che Elsaid poteva fare una grande carriera, uso sempre un'espressione al riguardo: servono il 5% di talento come quello naturale e il 95% di lavoro. Durante i miei anni di lavoro come allenatore si sono presentati tanti bambini che avevano abilità da calciatori. Erano dei talenti, ma gli mancava la volontà, un regime alimentare, il sostegno della famiglia. Tutti questi elementi hanno fatto sì che questi bambini non seguissero più la strada del calcio. Yusai invece era tutta un'altra cosa. Lui è il ragazzo degli allenamenti, del regime, della volontà, della dedizione. Un ruolo fondamentale hanno i genitori, soprattutto il padre Gazzim, come vi avevamo detto in precedenza, che ha spinto tantissimo per l'approdo di Yusai in Italia, i quali sono stati appunto un buon esempio sia per Elsie sia per ovviamente i fratelli di Elsie. Sinceramente non immaginavo mai che Yusai riuscisse ad avere questo successo. La decisione di andare in Italia è arrivata nel momento giusto ed è stato fondamentale per il suo successo. Le sue fondamenta sono iniziate ovviamente da loro in Albania, con Yusai ancora piccolissimo, aveva meno di 10 anni, poi il resto però è merito della scuola calcio italiana e in particolare dell'Empoli, che conosciamo. Ha un vivaio importantissimo, sforna talenti in continuazione e li regala sostanzialmente a tutto il palcoscenico appunto italiano ed europeo. Concludendo invece la lunga intervista di Pironichi, cosa disse a Elsie quando si trasferì in Italia? Sostanzialmente era ancora giovanissimo, suo padre Gazzim veniva ogni estate a Scutari e non si scordava mai di portare magliette e palloni per le nostre squadre. È stato un supporto continuo per noi. Un giorno lui mi disse che aveva un contatto con un manager a Firenze perché voleva testare suo figlio per la Fiorentina. Come abbiamo detto in precedenza, Yusai fece una grandissima impressione all'epoca per alla Fiorentina. Il club viola era convinto di volerlo acquistare, poi per alcuni problemi burocratici purtroppo la trattativa saltò e Yusai prese un'altra strada, perché in quel momento si inserì l'Empoli, che tra l'altro fece anche disputare quell'anno il Viareggio a Yusai e fece 4 presenze quell'anno con la formazione empolese nel prestigioso torneo di Viareggio, prima di iniziare quella che è stata la trafila nella primavera. Elsie esordì a 17 anni, continua Pironichi, e Gazzim mi portò un DVD che conservo ancora ad oggi. Quindi queste sono alcune sfaccettature insomma del passato di Elsie Yusai. E una cosa molto simpatica è un soprannome che gli venne sostanzialmente affibbiato ai tempi nella prima scuola calcio in Albania. Ho un ricordo incancellabile, continua Pironichi: avevamo perso una partita, anche se raramente succedeva, di solito parlo ai ragazzi dopo il termine dell'incontro. Quel giorno ero molto
molto triste ed ho aspettato che tutti i calciatori andassero via dallo spogliatoio per prendere la mia borsa. Quando entro, trovo solo Elsie che piangeva perché avevamo perso. Bene, quella scena mi fece dimenticare subito la sconfitta e mi fece capire la grandezza di questo ragazzo. Isai aveva tanti soprannomi, ma io lo chiamavo l'insconfitto Elsie. Proprio questo, ancora sin da piccolo, nonostante fosse ancora in giovanissima età, Elsie dimostrava quella che è la caratteristica, la sua caratteristica forse principe, esulando il punto di vista tecnico, vale a dire la grandissima grinta, la grandissima voglia di emergere e di superare quelle che sono le difficoltà. Lui ogni partita la vive quasi come se fosse sostanzialmente una finale, non gli importa dove giocare. Abbiamo visto, ha giocato a destra, ha giocato a sinistra, quest'anno con Ancelotti nelle prime amichevoli a Di Maro ha fatto addirittura il centrale difensivo, quindi a maggior ragione Usai dimostra questa grinta, dimostra di voler crescere sempre di più e magari con l'approdo di Ancelotti riuscirà ad affinare anche quello che in questo momento forse è il suo limite maggiore dal punto di vista tecnico, vale a dire la spinta offensiva. Tornando al nostro touch, proprio Isai ha rilasciato alcune dichiarazioni quest'anno nel ritiro di Di Maro. Andando a leggere qualcosa, visto il passaggio, lui, abbiamo detto, ha avuto un grande rapporto con Maurizio Sarri, che è stato sostanzialmente lo scopritore, l'uomo che lo ha lanciato nel grande calcio con l'Empoli in B, poi in Serie A e poi portandolo qui a Napoli. Isai ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'arrivo di Ancelotti. Per loro cambia tantissimo, ma vediamo cosa ha detto il terzino albanese. Non è un problema cambiare con l'arrivo di Ancelotti, è un grande allenatore e spero di dare tutto il meglio di me in campo seguendo ciò che il mister dice. Come tutti i giocatori professionisti dobbiamo abituarci. Ancora una volta sostanzialmente Isai non guarda in faccia a nessuno, per lui l'importante è giocare, apprendere quelle che sono le disposizioni tattiche dei mister e riportarle in campo. Ha parlato anche poi delle differenze sostanzialmente tra Sarri ed Ancelotti. Elsie Usai, in questa intervista rilasciata a TV Luna ad inizio ritiro a Di Maro, Ancelotti ha vinto tanti trofei, ha detto l'albanese, è un allenatore che ha un suo stile di gioco ben preciso, mister Sarri ha il suo ed è diverso, quindi sostanzialmente lui è consapevole di questa differenza importante tra i due, ma non si dice assolutamente spaventato per questa nuova esperienza. In tanti gli hanno anche chiesto come si ferma Cristiano Ronaldo, perché l'anno prossimo la grande sfida tra Napoli e Juventus vedrà il portoghese come protagonista. Usai già ha affrontato Cristiano Ronaldo nell'ottavo di Champions League di 2 anni fa tra Napoli e Real Madrid e ancora, così non ha detto, contro di noi non ha fatto gol, ricorda appunto Usai parlando del portoghese all'epoca con la maglia del Real Madrid. Beh, è un giocatore di grandissimo livello, è una sfida importante per noi, mi piacerebbe marcarlo ancora, è uno stimolo per tutti noi che lui sia qui, quindi accetta la sfida sostanzialmente Elsie Usai, non si dice spaventato dell'approdo di Cristiano Ronaldo qui in Italia e si dice anche disponibile ad affrontarlo e a marcarlo di nuovo, ribadendo che contro di loro, contro il Napoli, Ronaldo all'epoca non segnò nel doppio impegno degli ottavi di Champions League. Usai, come abbiamo detto in precedenza, però è molto legato alla famiglia e soprattutto alla figura del padre, che è stato colui che sostanzialmente ha creduto per primo nelle qualità e nelle capacità di Elsie e di portarlo in Italia. Ha affrontato mille problemi, è andato più volte su questi gommoni che imperversavano nell'Adriatico tra l'Albania e appunto le coste italiane. Al terzo tentativo è riuscito a trovare un lavoro e ha iniziato a mandare soldi in Albania per far sì che il figlio dopo qualche anno riuscisse ad arrivare in Italia. Usai ovviamente non dimentica quanto fatto dal padre Gazim e in una sua intervista nel primo anno di approdo a Napoli ebbe parole sostanzialmente d'amore con il padre. Guardando il nostro touch possiamo andare proprio a leggerle. Mio padre è arrivato in Italia con un gommone, ha fatto per 3 volte la traversata dall'Albania, 2 volte è tornato indietro perché sentiva la mancanza della famiglia. Io sono venuto qui grazie a lui, rende più forti sapere le volte che ha sfidato la morte per attraversare l'Adriatico a bordo di un gommone da 10 posti, ma con 30 disperati stretti uno vicino all'altro e tanti non ce l'hanno fatta. È per questo che io oggi non ho paura di nulla. Quindi, come possiamo vedere, ancora una volta Usai sostanzialmente dedica quello che è il suo successo alla famiglia, e la stessa famiglia di Usai è sempre stata presente nei trascorsi dell'albanese, è sempre stata vicina al giocatore, spronando e cercando di
portarlo per mano a questo grande sogno. Hanno creduto sin da subito alle sue qualità come calciatore, e quanto fatto dal padre per lui ha sostanzialmente segnato lo stesso Elsie Usai, che adesso non ha paura di nulla, come dice lui molto spesso nelle interviste, e sicuramente non ha intenzione di mollare mai per coronare questo suo grande sogno. In estate però, tornando al calcio giocato, si è parlato anche di un possibile addio di Elsie Usai alla maglia del Napoli. Perché? Perché Maurizio Sarri ha firmato con il Chelsea, e tra i primi nomi è uscito proprio quello di Elsie Usai, un suo fedelissimo. C'è una clausola di 50 milioni, il Chelsea non ha pagato questa somma, visto che la clausola è scaduta a luglio, ma adesso Usai, che qui vediamo nelle immagini mentre sigla degli autografi a Di Maro, è stato più volte acclamato dai tifosi, l'abbiamo visto anche sfoggiare una capigliatura abbastanza particolare con questo biondo che va tanto di moda nel ritiro azzurro, visto che anche Allan lo ha sfoggiato, e negli anni scorsi ricordiamo Lorenzo Insigne. Usai però in questo momento è in trattativa con il Napoli per rinnovare il proprio contratto. Si parla tantissimo dell'arrivo di un terzino destro a Napoli, vista l'addio di Maggio. In questo momento sulla fascia destra c'è sostanzialmente solo Elsie Usai, non la concorrenza, l'eventuale arrivo di un nuovo terzino non lo spaventa, e Usai in questo momento, dopo le buone prestazioni di questo precampionato, sta parlando con il Napoli per cercare di gettare le basi per il proprio rinnovo contrattuale. Come possiamo leggere in una nostra esclusiva di qualche giorno fa, appunto, sono state gettate le basi addirittura in primavera. È pronto un maxi ingaggio fino al 2023, ma resta ovviamente il nodo della clausola. Andando a leggere più nel dettaglio questa nostra esclusiva, il futuro di Elsie Usai dovrebbe essere ancora legato alla SSC Napoli. Il terzino albanese è al centro del progetto tecnico e societario del club di Aurelio De Laurentiis. I contatti tra le parti, continuando a leggere, sono nati in primavera, quando l'entourage del giocatore, con ovviamente l'agente Giuffredi in primis, è stato ricevuto alla Filmauro da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, raggiungendo un accordo sostanzialmente verbale sul prolungamento. Le parti però non si sono più risentite. Il motivo è semplice: il club ovviamente era concentrato sulla situazione legata al futuro della panchina del Napoli, prima ovviamente dell'arrivo di Ancelotti e dalla separazione con Maurizio Sarri. Quanto raccolto però in esclusiva da Calcio Napoli 24, De Laurentiis ha comunque però dato la sua parola a Mario Giuffredi per quanto riguarda il rinnovo. Andando a leggere più nel dettaglio e soprattutto le cifre, possiamo dire che Usai molto probabilmente rinnoverà il suo contratto con il Napoli. L'agente Giuffredi è salito anche negli ultimi giorni del ritiro a Di Maro, è salito in Trentino per incontrare la dirigenza partenopea, ma vediamo un pochino quelle che sono le basi, insomma, di questo prossimo accordo tra Usai e il Napoli. Come abbiamo detto, molto probabilmente ci sarà il rinnovo, perché c'è l'accordo di massima, ma bisogna limare soltanto i dettagli relativi alla clausola rescissoria. In questo momento la clausola è di circa 50-55 milioni per Usai, ma lui è disposto a prolungare fino al 2023 con il Napoli, che sarebbe a sua volta disposto ad offrire circa 3 milioni di euro a stagione al giocatore. C'è quindi totale accordo su ingaggio e durata di contratto. L'ostacolo principale resta però la clausola, con il Napoli che vorrebbe aumentarla da 50 addirittura a 80 milioni, mentre l'entourage di Usai vorrebbe totalmente eliminarla. Per il rinnovo è stato fondamentale ovviamente il fattore Ancelotti, perché Usai si sente ulteriormente spronato dall'arrivo di un tecnico così importante. Ci sarà ancora da parlare, insomma, tra le parti, visto che in questo momento l'accordo di massima sulle cifre c'è, ma bisogna superare questo problema della clausola, perché da una parte la si vuole aumentare, come detto in precedenza, da parte della società del Napoli, l'entourage la vuole eliminare. Vedremo se si troverà un punto d'incontro, ma davvero il rinnovo del terzino albanese è molto molto vicino. Continuando a leggere il nostro touch, possiamo vedere come Usai, in questa intervista rilasciata dalla compagna al Tirreno, sia molto legato alla famiglia, come abbiamo detto. C'è una storia molto bella tra Usai e come ha incontrato l'attuale compagna, con la quale ha avuto anche un figlio.
Lei si chiama Florenska Alekstakai, molto difficile tra l'altro da pronunciare come nome, e i due sono ovviamente di origini albanesi, ma si sono incontrati qui in Italia, qui in Toscana, perché l'attuale compagna di Usai arrivò con la famiglia qui in Italia, si trasferì inizialmente a Firenze, anzi lei è nata a Firenze, come può ricordare il nome Florenza, e addirittura lei diventò Miss Albania, perché la sorella dell'attuale compagna di Usai la iscrisse a questo contest di bellezza che lei vinse. I due poi si ritrovarono, Usai e la consorte, ad Empoli, e da lì sostanzialmente scoccò la scintilla. La stessa compagna di Usai ha raccontato più volte come è nato l'amore tra i due, un amore molto particolare, perché si conobbero praticamente tra i banchi di scuola. Inizialmente lei non sapeva neanche che Usai fosse un calciatore, poi tra i due si sono conosciuti meglio, Usai ha avuto il coraggio sostanzialmente di dichiararsi a Florenza, e da quel momento i due non si sono più lasciati. C'è una particolarità, perché Usai sostanzialmente tutte le vacanze le trascorre con la fidanzata. Quest'anno sono stati ad Ibiza i due, con Usai che molto spesso, visto che è un calciatore estremamente social, pubblica davvero di tutto sul suo profilo Instagram, ha raccontato passo dopo passo quelle che sono state le disavventure e avventure dei due, visto che a Usai piace tantissimo fare anche degli sport adrenalinici. L'abbiamo visto qui con il jet ski, lo vediamo nelle immagini con questa sorta di aliante, poi ha fatto lo stesso con la moto d'acqua, quindi davvero Usai in vacanza non si fa scappare niente, coinvolge la consorte in queste sue avventure. Adesso però, in conclusione della nostra trasmissione, manderemo una piccola intervista realizzata, anzi uno stralcio della lunga intervista realizzata dal nostro Bruno Galvan al cugino di Elsie Usai. La potrete poi trovare integrale sul nostro canale YouTube Calcio Napoli 24. Mandiamo un attimo un breve stralcio di questa intervista del cugino di Elsie Usai. La storia calcistica in Italia di tutti. Storia calcistica in Italia di mio cugino. Sì, ve lo dico volentieri, perché è anche collegato un po' con me. Lui arriva e si fa 2 o 3 settimane in una squadretta qua a Firenze, Settignanese. Portato ovviamente da quella storia, sapete la storia com'era. E quella storia c'era su internet, quella dello zio che conosce un procuratore. E gli dice: senti, io ho un figlio che gioca a calcio, lo posso portare? E il procuratore: quanti anni ha? E fa: ne ha 12. Quando ne fa 14 chiama, mi gli dà il numero. Lo zio per 2 anni si tiene questo bigliettino, un numero nel portafoglio, e dopo 2 anni lo chiama. Lo chiama e dice: oh, c'ho mio figlio. E il procuratore: ma chi sei? Non ti ricordi il muratore dove hai fatto la strada? Ah, va bene, portalo. E il mio cugino arriva veramente qua, e si ha il provino all'Empoli, gli piace, però nel frattempo doveva sistemare i documenti e lo manda ad allenarsi 2 settimane alla Settignanese, una squadretta proprio piccola ma di Firenze. Mi ricordo queste 2 settimane per l'appunto l'ho portato io all'allenamento in motorino tutti i giorni, andavo, lo portavo e lo prendevo. Rieccoci in studio dopo questo breve stralcio di questa intervista realizzata al cugino di Elsie Usai, che ripeto potete vedere in versione integrale sul nostro canale YouTube di Calcio Napoli 24. Per noi però è arrivato il momento dei saluti, l'appuntamento con le origini di sarà sempre domani alle ore 18, alle 18.30, in conduzione ci sarò ancora io, Riccardo Catapano, ma voi restate sempre sintonizzati su Calcio Napoli 24 TV, canale 296 del Digitale Terrestre, perché tra poco più di mezz'ora ci sarà il filo diretto con Fabio Cannavo ed Ilaria Mennozzo. Potrete chiamare appunto in studio per porre ai miei colleghi le vostre domande sul mercato e sulle altre questioni legate al Calcio Napoli. Poi alle 20 ci sarà il TG condotto da Melina Di Marino e questa sera invece lo speciale mercato dalle 20.30. È giunto il momento di salutarci, io vi do appuntamento domani sempre alle ore 18 con le origini di. Buon pomeriggio e a domani. Ricordare il passato, abbracciare il presente e anticipare il futuro. Questa
è la missione di Calcio Napoli 24 TV. Dal collega in conferenza al tifoso al lavoro, all'ultras in curva agli appassionati nei bar o al gossip dal barbiere, passando per il supporter oltreoceano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcio Napoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcio Napoli 24 TV, mai più senza. Ricordiamo.